Allora, 1,80 euro. Ecco qui. Altri animali? Abbiamo anche i gatti, i cani. Qui c'è un bel cagnolino. Donne! Guarda che bello! Siamo gli unici che fa questi prezzi, siamo gli unici! Les nines maques al dematí salsant i reguen, salsant i reguen. Les nines maques al dematí salsant i reguen el seu jardí. Oggi parliamo del mercato, che è una delle realtà del commercio in città in assoluto più antiche, è un mercato storico, esiste dalla notte dei tempi. Vogliamo provare a raccontarlo perché in fondo il mercato è anche una delle, è anche in parte lo specchio della città e della società. Ovviamente molte cose sono cambiate nel corso degli anni, ci sono molti stranieri, si vendono cose diverse, soprattutto c'è questa crisi di cui tutti parlano. Mercato, sicuramente, perché è storico, è stato penso una delle prime forme di commercio, quindi mercato. Ci sono delle occasioni da poter usare sia, usufruire sia di qua che di là, e poi è divertente, perché intanto ci sono tanti colori, tante persone particolari. Il mercato. Preferisco il mercato, a dire la verità. C'è tanta scelta, soprattutto l'abbigliamento. Al supermercato pochissima, ma qui c'è tanta scelta. Ambulanti sono disponibili, gentili. Comunque io mi trovo molto bene. Il mercato in generale, ecco, è la cosa più importante che ha il rapporto diretto tra il cliente e il titolare, e l'esercente, diciamo. Nel senso che tu puoi andare da una persona, comprare, chiedere consiglio, instaurare un rapporto anche di conoscenza, di amicizia, di dire come sta suo marito, come sta, la casa abita ancora lì. Esiste ancora un rapporto umano, cosa che la freddezza del supermercato non ha, dove tu entri, sei una cosa dozzinale, passi, compri e vai, buongiorno alla cassa, al limite e basta. Se un cliente non lo vedi per 2 settimane, gli chiedi come mai, ti racconta il perché non c'è stato, i problemi che ha avuto, cioè si parla anche 10 minuti, un quarto d'ora. Siamo circa 180-185 banchi il martedì e il giovedì e passiamo i 200 al sabato, adesso il numero esatto non lo ricordo, comunque grosso modo le cifre sono queste. Io preferisco comprare il mercato non coperto, aperto. Sai perché? Perché io lavoro qua, allora se vado al supermercato non c'è tanto lavoro, poi più aperto. Tutto regolamentato perfettamente, servirebbe magari in alcuni casi qualche controllo in più, perché quello non guasta mai, visto che qualche furbo è sempre in agguato, che magari manda, soprattutto succede in tanti casi con gli extracomunitari, non tutti perché ce n'è anche di bravissimi, ma tanti mandano magari l'amico, il cugino a lavorare al posto loro, loro vanno a fare un altro mercato. Questo si risolve facilissimamente con un controllo dei vigili alla mattina che passano, dicono buongiorno, lei si chiama, guardano la licenza e tutto viene risolto. C'è sempre la polizia lonaria che passa 7-8 volte ogni mercato, passano continuamente e devono tenere sotto controllo tutte queste piccole cose. Ci sono portafogli vuoti sotto i banchi. Li svuotano e poi li buttano sotto i banchi o nei cestini in zona mercato, ecco, perché comunque sia, quando c'è tanta gente lo scippatore c'è sempre. Salsa i reguen, salsa i reguen, les nines maques al dematí salsen i reguen el seu jardí. Stiamo cercando quelli che usano attrezzature non regolari. Era obbligatorio avere l'automezzo dentro nello spazio in concessione, cioè dove c'è il banco. Creano confusione agli altri operatori che devono entrare e uscire. Io non sono un razzista come tanti, no, anzi io sono per un'accoglienza anche di stranieri. Però, ecco, bisogna che le leggi siano applicate e in ugual modo con tutti. Io preferisco pagare quello che devi pagare, così sei tranquillo. L'importante è quello.
sono a posto di mio padre, ho sempre lavorato qui, prima di me mio padre, sono 40 anni che siamo su un marciapiede, diciamo. No, nessuno prende in eredità niente, però se tu hai la concessione te la rinnovano, tu hai intenzione di continuare il tuo lavoro, paghi la concessione, paghi l'occupazione del suolo pubblico e te la rinnovano in automatico per 10 anni. Nel caso dovesse passare la legge Bolkestein, qualunque grossa catena, qualunque grosso gruppo industriale potrebbe partecipare al bando e privare il piccolo operatore, perché sicuramente lo batterebbe sull'offerta, potrebbe privarlo del posto di lavoro. Go, go, go.